Borja, Milan e Scribanio è stato l'ultimo acquisto del Florencia Calcio 5. Arrivato in città durante la sessione invernale del mercato, il difensore spagnolo nativo di Valencia, classe 88, ha debuttato in campo a Perugia, togliendosi la soddisfazione del gol nonostante la sconfitta della formazione manfreda. Dopo aver disputato alcune stagioni nella prima divisione del campionato spagnolo, aver vinto per due volte il titolo della seconda divisione e un campionato europeo a livello universitario, Borja ha deciso di trasferirsi a Faenza, prossimo alla laurea, anche per ragioni di cuore, con la fidanzata in Italia nel percorso di studi Erasmus. La scelta è quindi ricaduta sul Faenza, attualmente in lotta per la zona playoff in Serie B, alle prese con una stagione sfortunata, ricca di infortuni. Lo svuotamento dell'infermeria e l'arrivo del difensore spagnolo potrebbero costituire una forte spinta in vista delle ultime 10 partite di stagione regolare. Nel frattempo, per il neo arrivato, l'impatto con la città sembra essere stato ottimo. Bene, molto felice per arrivare a questa buona squadra. È una squadra forte, è molto ben organizzata, con i giocatori bravi. Che cosa ti ha fatto scegliere questa città e questa squadra? Bene, ha parlato con me Filippo e mi ha parlato molto bene della città, della squadra, e io molto felice per arrivare a Faenza. Come ti è sembrata la città in questi primi giorni? È una città bella, e molto felice di arrivare qui, e mi piace molto e sì, si sta bene. Su di te la squadra punta molto per questo girone di ritorno, l'inizio è stato positivo, quantomeno per te, hai iniziato con un gol, che cosa ti aspetti per la stagione? Bene, ha fatto un gol all'ultima partita, ma non abbiamo vinto, questo è un problema. Ma la squadra è forte, e la squadra lavoriamo in allenamento sempre per migliorare e per arrivare a playoff e fare bene. Che cosa ti piace dell'Italia? Mi piace il mangiare, sembra molto a Spagna e è facile la vita in Italia. Ci sono già delle differenze che hai notato fra il campionato spagnolo e il campionato italiano? Differenza sembra molto, ma è una categoria differente. Allora la velocità del gioco non è uguale a Spagna che a Italia. L'ingresso nello spogliatoio, l'incontro con i tuoi compagni di squadra, com'è andato? Bene, il mio compagno di squadra è molto buona gente, mi ha aiutato molto desde la mia arrivata. Ti stanno un attimo facendo scoprire un po' la città di Faenza, che cosa ti hanno fatto visitare in questi giorni? Sì, è una città bella, ho guardato la notte del Visò, molto bella, molto felice di guardare questo. Una notte del Visò dove hai approfittato anche per mangiare pietanze romagnole, cibi romagnoli. Sì, un po', ma non molto perché il prossimo giorno è una partita importante, un po'. Chi è il più scalmanato dei tuoi compagni di spogliatoio? Chi è che ti fa scoprire meglio la città? Con Caria, ma perché è vicino a dove io abito e è fatto molta amistà con lui. Il tuo obiettivo principale per questi mesi con il Faenza quali sono? No, il mio obiettivo penso che è uguale alla tutta squadra. Il nostro obiettivo è vincere il prossimo sabato una partita molto importante per noi.